teorica e dal lato più rispetto a, alla comunicazione, a quello che siamo soliti sentirci dire da altri e come viene fatto, soprattutto basandoci su quello che leggiamo sui social più o meno tutti i giorni e guardando, penso che lo ricordate, no? Il famoso concerto che era in porto, no? Quindi il fatto di, anche qua, perché l'idea di utilizzare il rap, perché siamo un po' stanchi tutti, credo, di farci dire da altri delle cose, e quindi noi ad esempio abbiamo fatto parlare direttamente Yahya, non perché Yahya probabilmente, cioè non in quanto è solo Yahya, ma in quanto Yahya come persona che quella cosa l'ha vissuta sulla propria pelle e te lo dice così, no? E poteva dirtelo in un'ora di conferenza, invece te lo dice in 30 secondi di rap in una lingua che non capiamo. Ma poi dopo ce l'ha anche spiegato, ce l'ha fatto un attimo vivere quella significa quella cosa lì. Quindi nel senso non lasciare sempre parlare gli altri, ma dare parola anche a noi, a voi, che quelle cose qua in realtà lo sappiamo benissimo, le vivete tutti i giorni sotto diverse forme. Per fortuna nessuno di voi è scappato da un mercato che si è andato a operare dal giorno prima al giorno dopo. Però nella vostra esperienza, nella vostra quotidianità, a scuola, fuori da scuola e soprattutto appunto penso fuori da scuola, rispetto a queste questioni le avete vissute, non, magari non direttamente voi, ma rispetto a tutto il mondo che vi dice. E ad esempio quello di Yahya voleva essere uno stimolo che credo che abbia abbastanza funzionato, perché mi sembra che sia stato molto efficace, pur parlando una lingua che non la capiamo. Migliore. Cosa diciamo? Quindi, sono arrivato a scuola, ma che sono nome e cognome? Qualcosa con migliore, se vi piace, e poi diciamo che è passato le prime due ore di terrore. E chiudiamo questa quartina. Migliore, che frase possiamo dire? Sapevo di non essere migliore, già così a tempo. Quindi ho passato due ore di terrore, qualcosa del genere. Sono arrivato a scuola il primo giorno qui a Ume. La professoressa ha chiesto nome e cognome. Sapevo di non essere il migliore. Quindi ho passato due ore di terrore. Ci si può lavorare, ma il lavoro poi di sistemare lo facciamo nell'incontro successivo con chi di voi viene, no? Quindi qui ci sarebbe, avete sentito che ci sono delle pause un po' forti. Quindi lì c'è da trovare qualcosa. Ragazzi, tu puoi andare a giudicare, ma ogni volta ti mandano a cagare. Non voglio sapere la mia opinione, ogni volta che me la chiedono siamo in un bocciolo. Ragazza, l'unica distinzione tra ragazza e ragazza. Impara da Yahya, un rapper somalo, che il tuo pensiero è qualcosa di anomalo. Nel 2K20 il problema non è più l'immigrazione, ma è soltanto il diritto delle persone. Tra coinquilini è d'obbligo il rispetto, perché siamo tutti sotto lo stesso tetto, sulla stessa barca come gli animali sull'uomo. Su un solo barcone arrivano troppe persone, se tu chiudi i porti sei solo un coglione. Lasciate quello che esce sull'ignoranza, con le vostre cazzate inquinate la stanza. Chiudi i porti ancora nel 2020, ti sento e mi chiedo come cazzo pensi. Basta, va bene. Va bene. Il fatto del razzismo è solo una pagliacciata, si parla di giustizia e anche di rispetto, nei loro paesi gli sparano nel petto, mentre tu cerchi affetto, per chi cerca pace neanche un tetto, non esistono razze, non sono dei cani, l'unica cosa importante è essere umani. Wow! Questo è solo l'inizio, la tua guerra. No, in questa merda, la tua guerra. No. Questo è solo l'inizio, la tua guerra è solo uno sfizio. In questa merda sprofonda nel pregiudizio. Pare quasi un precipizio. Vogliamo svegliarci, tenerci per mano. Vaffanculo, non ti voglio più lontano. Vogliamo vivere liberamente e crearci un futuro. Mica sbattere la testa contro il muro. Dai Paolo! La bocca porta più rispetto. È inutile giudicare, disprezzare senza male. Per farci sentire che dobbiamo del pari.